Buonasera amici di MNews, puntata celebrativa di terzo tempo, quella di questa sera con le ragazze del Borussia Policoro di calcio 5 femminile che si sono laureate campioni regionali e sono state promosse in Serie A. Il tutto è avvenuto 10 giorni fa nella partita contro l'Episcopia, la vittoria per 2-0 con le reti di Federica Gentile e Desiree Albano. E noi, prima di parlare di tutto quello che è stato questa stagione del Borussia Policoro, andiamoci a vedere il servizio di Eleonora Cesario sulla partita appunto contro l'Episcopia e l'intervista a fine gara del loro mister Juliano Sharnowski. Risultato storico per il Borussia Policoro che si laurea campione regionale e guadagna la promozione nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Un successo maturato domenica scorsa davanti al numeroso pubblico del Pala Ercole di Policoro. La compagine guidata da mister Juliano Sharnowski ha battuto per 2-0 la sua principale contendente, l'Episcopia, già vittoriosa quest'anno della Coppa Italia di categoria, e ha potuto così festeggiare la matematica promozione con una giornata di anticipo. Unica nota negativa della giornata, l'infortunio accorso alla caviglia per Rosanna Nasisto, dovuta andare in ospedale per accertamenti. Parte subito bene la squadra policorese con Federica Gentile che dopo 4 minuti è già lanciata a rete, brava ad uscire il portiere avversario Cafaro. All'11esimo Letizia Mazzola neutralizza un tiro della Caruso. Un minuto dopo scambio Gentile di Sanza e tiro parato dal portiere ospite, contropiede Maliotta la manda fuori. Al 15esimo parlo di Sharon di Sanza, capovolgimento di fronte e grande chiusura di Graziana Cospito. Le nuove occasioni passano per i piedi di Bergamotte e di Sanza, ma l'estremo difensore dell'Episcopia neutralizza. È il preludio al gol che arriva al 22esimo grazie a Federica Gentile e al suo insidioso tocco che finisce nell'angolino. Il primo tempo si chiude così sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Borussia cerca la rete per chiudere i conti e ci prova con insistenza grazie alle mattatrici policoresi. Ma bisogna aspettare il 18esimo per arrivare al raddoppio biancorosso. Scambio tra Sharon di Sanza e Desiree Albano con quest'ultima brava a mettere in rete nella porta sguarnita. Al 20esimo si supera Mazzola con una doppia parata, prima su Limongi poi su Caruso. Al 26esimo è Bergamotta ad infilarsi bene nella difesa avversaria e presentarsi sola davanti a Cafaro, ma quest'ultima chiude lo specchio. Un minuto dopo le ospiti sono vicine al gol con Aliotta, ma il suo destro prende il palo esterno. I ritmi restano alti fino all'ultimo, ma il triplice fischio finale decreta la vittoria delle ragazze del presidente onorario Tonino Pascale e dà inizio alla grande festa in campo. Soddisfazione ed emozione in casa Borussia per un risultato che corona un cammino eccezionale, iniziato appena 3 anni fa e conclusosi adesso con una promozione storica. A fine gara i commenti di mister Sharnowski, dei capitani Giussi Scaccia e Pina Donaddio dell'Episcopia. Che ora lo possiamo dire, tu ci credevi dall'inizio, dalla prima partita, tu avevi detto che si poteva vincere questo campionato è stato vinto, oggi anche una partita difficile contro una squadra che aveva vinto già la Coppa Italia, ma sono state perfette. Va bene, allora ti direi che ero sicuro che vincevano il campionato, io un po' di sicurezza c'ero che vincevano il campionato, però c'ho da dire che questo lavoro è un lavoro da 3 anni, non è un lavoro che è cominciato quest'anno qua, è cominciato da 3 anni con Vincenzo, con altre persone, con Angelo Porsi, che volevano fare la Serie A. Tanti ragazzi hanno lasciato la squadra per altri motivi, Tatiana fa parte di questo gruppo, Morena, Lorena e poi c'è qualcun altro che non mi ricordo adesso. Però è un lavoro fatto da 3 anni, già il primo anno abbiamo partecipato così, il secondo anno scorso io pensavo arrivare tra i primi 4 posti, non siamo arrivati. Poi quest'anno, dopo il secondo allenamento che ho visto di questi ragazzi, pure Robertini e Federico che sono arrivati, io ero sicuro che andavano in Serie A. Avevo pure detto alla società. Purtroppo è arrivata la penultima partita che abbiamo complicato un po' noi il campionato, ma vabbè, sono contento che sono tutti i ragazzi locali, tutta questa gente a vedere la partita, non mi lascia più orgoglioso di Policoro che è venuto a sostenere i ragazzi della propria città. Ecco, tu ci hai creduto, come abbiamo detto prima, sin dall'inizio, ma c'è stata una partita dove ci hai creduto di più, dove hai capito che si poteva vincere questo campionato, una partita in particolare? Allora, c'è la partita contro i Lions fuori casa che abbiamo vinto 3-0, che era una squadra che abbiamo perso tutti e 2 i primi anni, sempre di 8-9 reti sopra per la squadra loro, 8-1, 9-1, 12-1, 15-1 abbiamo perso. Dopo i Lions che abbiamo fatto fuori casa 3-0, abbiamo giocato benissimo là,
ho messo la croce sopra, ho detto questo campionato la vinciamo. Poi è andata come andare, che abbiamo un po' di difficoltà ai campi di erba, quando pioveva dovevamo giocare lo stesso, siamo abituati a fare allenamento ai campi chiusi, parquet, pure il palo olimpico che è una gomma, però è sempre chiuso, si gioca a calcio a 5. Mi sentivo preso in giro oggi perdere questa partita qua, perché loro abbiamo perso contro di loro 7-0 fuori casa, vabbè, loro giocano in un campo di 24-25 metri, che per me quello là non è un calcio a 5, non è un altro discorso. Calcio a 5 sono quello che giocano le ragazze del Borussia, che lavorano da 3 anni. Io ringrazio la società che ha creduto in questi ragazzi, ha fatto di tutto, a Popongo che è arrivato quest'anno, che ha dato una grossa mano, oppure mo dipende solo della società. Abbiamo visto il servizio della partita contro l'Episcopia, c'è stata poi un'ultima gara, quella di sabato, sì. Vittoria per 19-1, 21-1, non si sa. Non si sa come ha segnato l'arbitro, quindi o 19 o 21, ma non so. Va bene, noi abbiamo 19, mi sa. Sì. Noi abbiamo segnato 19, qualcuno dice 21. Vabbè, è un dettaglio. Però fatto sta che è stato vinto questo campionato, è arrivata la promozione in Serie A. Vi presento ad uno, così vediamo. In fondo abbiamo il numero 10, Graziana Cospito, il ringhio Gattuso della politica. Poi c'è la più piccola, che è Federica Gentile, con il numero 4, con lei che ha sbloccato il risultato contro l'Episcopia, più piccola che in campo non si vede, la più piccola perché sembra già una esperta di tanti anni. Poi ecco la numero 7, Roberta Bergamotta, e lei la spina nel fianco di tutte le difese avversarie, Spidi Gonzales. Sì. Poi una vecchia conoscenza, non è vecchia però. Buonasera. Ed è Desiree Albano, numero 9, che quest'anno forse ha fatto qualche gol in meno rispetto agli anni passati. No, perché sono qua. Ah, 24 gol. Mi tengo lì. L'hanno fatto il gol del numero 24, perché la 9 non la vuole più. Andiamo a Letizia. Però un gol importante, quello del 2-0 per l'Episcopio, il gol che diciamo ha messo più la partita al sicuro. E il capitano Giuseppe Scarcia ormai. La vecchia trovasi in tutte le trasmissioni, sì, vera trascinatrice questa stagione. Poi alla mia sinistra Maria Chillea, numero 12 del numero 12, sì, cioè. 12. Detta Libra Maria perché quando entra segna sempre, quindi un po' come Zazza, no, sì, un po' sì, come sì. Zazza. Il portiere non portiere, Letizia Mazzola, numero 3, che quest'anno si è sacrificata tra i pali, poi parleremo anche di questo, perché ha fatto delle bellissime partite, l'ultima contro l'Episcopia, ma anche io ricordo Pisticci, insomma, belle partite del portiere. Ce la cambiamo, sì. E poi il nostro bomber Sharon Di Sazza, 32 gol in stagione, quindi di più dell'anno scorso. No, di meno. Ah, di meno. Sì. Quindi. E l'anno scorso eri capocannoniere della squadra. Sì, 36. Quest'anno 32, lo stesso capocannoniere della squadra. Insomma, Sharon Di Sanza c'è sempre a fare i gol, anche se è che mi ho guardato. Allora, ecco, questa stagione, partiamo dal capitano, ma poi tutte voi potete intervenire se avete qualcosa da dire per quanto riguarda la stagione. Lasciamo da parte, perché abbiamo già parlato ampiamente della partita singola, quella con l'Episcopia, che è valsa quasi come una finale, perché è arrivata sì. nel momento in cui avevate un punto di vantaggio, mancavano 2 partite. Però diciamo tutta la stagione è stata un po' esaltante, no? Si è partiti da una sconfitta, quella in casa del Matera Capitale 6-4, poi siamo arrivati a 8 vittorie di fila, insomma, sempre belle partite. Sono arrivate soltanto 3 sconfitte, dopo quella di Matera Capitale, ad Episcopia. Sì. E poi quella nel recupero contro l'Allegro, partita che era stata sospesa, sì. Che era stata rinviata, poi aveva giocato sì. in un turno infrasettimanale. E diciamo, partita che aveva messo un po' paura perché l'Episcopia poi stava a un punto. Ecco, sì. secondo voi, ma parto da te, qual è stato il momento migliore della stagione e quello poi invece più difficile? Allora, il momento più difficile secondo me è stato andare a Episcopia e perdere 7-0, perché lì è stata una sconfitta che secondo me un po' ci ha tagliato le gambe. Infortunio a Letizia. Infortunio a Letizia, infortunio Federica.
un po' di nervosismo, il campo che comunque noi purtroppo, cioè purtroppo, meno male, sì, infatti, noi comunque siamo abituati a fare allenamento nel palazzetto, giochiamo nel palazzetto, e quindi andare a affrontare le partite sui campi ancora oggi di erbetta sintetica, perché comunque il calcio a 5 si gioca, a mio avviso, si gioca nel sui terreni, diciamo, al chiuso. Quindi pure il campo che ci ha messo in difficoltà anche per le misure e tutto il resto, però non cerco soddisfazione, cioè, diciamo scuse. Scuse. No, non cerco scuse, anche perché comunque hanno meritato loro di vincere, perché noi comunque abbiamo giocato male. Invece il momento più bello della stagione? Il momento più bello, vabbè, l'ultima partita. Guarda che è chiaro, no? No, io... Ci sono due momenti più belli, secondo me, quando abbiamo vinto con i Lions a Potenza, perché era una partita difficile, e quando abbiamo vinto col Venosa in casa, che siamo diventati primi, secondo me. Cioè, il mio pensiero... Due giornate, prima col Venosa, poi sì. La settimana dopo, sì. Cioè, no, esatto. Sì. Sì, Borussia sì. Venosa 8-3 all'ottava, poi la settimana successiva il 3-0 a Potenza. Sì. Secondo me sono state le due partite. Diciamo, col Venosa in casa è stata, pensavo, più difficile, però è stata comunque una bella partita, cioè per noi bella perché siamo diventate prima. Dopo che siamo partite con una sconfitta, poi la vostra prima l'avete più lasciato. Sì. E col Potenza perché comunque era una trasferta tosta, difficile. Ecco, quindi... il mister infatti l'ha detto sì. Nell'intervista post partita che abbiamo visto prima, era un campo dove avete preso sempre tanti gol negli sì. anni successivi, quindi negli anni precedenti, quindi quel 3-0 è stato anche un risultato particolare, no? Non sì, prendere sì, gol sì. su un campo difficile. Per me è stata una bellissima vittoria quella sul campo del Potenza all'andata. Cioè anche qui lo ritorno, perché comunque secondo me è la squadra che si difende meglio di tutto il campionato, anche perché c'ha l'ultimo portiere, sì. 27 gol subiti sì. e la seconda difesa è proprio la vostra. Poi lì Letizia fece un partitone assurdo. Anche lì. Anche lì. È stata una bella partita. Vabbè, siete tutte d'accordo su questo? Sì, o sì. avete qualche. Qualcuno di voi c'ha qualche partita in particolare? Anche per magari una soddisfazione personale, no? Una migliore partita. Beh, forse con Pisticci. Con Pisticci o Pisticci? Sì. Anche a Pulicoro. È stata una bella partita. Perché beh. Comunque il derby. Ma io abbiamo sempre mai vinto, quindi il primo anno che l'abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno. L'anno scorso mi ricordo, si giocò benissimo a Pisticci. Poi 2-1. Sì. Invece quest'anno anche lì Letizia. Ah sì, no, c'ero quindi posso confermare perché sì. mi è piaciuta come ha coperto tutta l'area di rigore praticamente, cioè ogni palla in aria era la tua. Sì. È lì che mi sono, ho cominciato a chiedermi se è vero che eri un portiere inventato. Che ha detto, cioè, è vero, ho detto al mister, ho detto una seconda, cioè tu hai fatto il portiere. Sì, prima. Ho fatto il portiere di calcio a 11 per qualche partita a Matera e poi veramente proprio quando ero più piccola feci una rappresentativa da portiere perché anche lì non avevamo il problema portiere e quindi mi inventai portiere, sì sì sì. Sì, perché appunto oltre al comico privilegio di rigore anche le uscite basse, quindi mi sembrava, siccome io sono stato un portiere così, non tanto forte, però... Vabbè, la vittoria a Pisticci, diciamo, forse quella perché è quella del girone di ritorno, sì. vi ha dato un po' la... ancora più consapevolezza sì. che si poteva vincere questo campionato. Sì, anche perché noi prima di avere lo scontro diretto con l'Episcopia abbiamo avuto tutte partite difficili. Abbiamo avuto Pisticci, Venosa, a Venosa, il Lanzo qui in casa. Quindi ogni partita era una finale veramente. Eh sì, si voleva arrivare. Anche perché comunque avere l'Episcopia a un punto, cioè non è facile giocare col pensiero di avere la seconda a un punto, quindi ogni partita con la pressione addosso. Sì. Poi al Lago Negro pensavamo di allungare di altri 3 punti, invece è andata male. Però ecco, poi... il segreto di... Allora, voi questa avventura, diciamo, è cominciata 3 anni fa, no? Sì, io non c'ero. Sì, c'erano Sharon, Maria
e Desiree e Graziana. E 3 anni fa io ancora, cioè se non ricordo male, il primo gol contro lo Stigliano sul sì, calcio di rigore è stato tu, io ancora me lo ricordo. Quindi, ed era il gol del 7-8-1, 9-1, qualcosa del genere, ci fu un'esultanza, sembrava un gol di Champions League. Vogliamo liberare. Era un po', diciamo, il primo gol. Voi molte arrivate dal calcio a 11, qualcuno non l'aveva proprio giocato, mi sa, di quelle che c'erano. E poi piano piano c'è stata una crescita, grazie soprattutto a mister Ioniano Sciarnoschi che ha insegnato il futsal, e grazie a voi che vi siete impegnate. Già l'anno scorso sono arrivate delle buone prestazioni, però i risultati scarsi, diciamo erano altalenanti, perché poi sì, l'anno scorso avete avuto 4-5 partite, 4-5 vittorie di fila se non ricordo male, poi varie sconfitte. Ecco, il segreto di questo salto di qualità, io non voglio far parlare sempre di me. Ecco, se... forza e coraggio. Dai, Desiderio, o Graziana, diciamo. Visto che voi siete Osharon anche. Sono poche parole qua. Ma però il segreto di questo salto di qualità quest'anno, anche Maria lo può dire, visto che anche lei c'era dal primo anno, il segreto qual è stato del salto di qualità, del fatto di stare sempre i primi in classifica? Uno lo sappiamo. Il gruppo, fare gruppo nello spogliatoio e entrare in campo tutti quanti con la stessa voglia di prenderci il risultato. Però c'è stato, vabbè, sappiamo anche che quest'anno c'è stato l'innesto di Federica. Sì, sicuramente, ma fare gruppo con tutte quante, perché ognuno di noi ha dato il contributo, pure Maria che ha giocato di meno di noi ha dato il contributo negli allenamenti, pure con la risata in più, con la cosa, fare il gruppo ci ha unito, in campo facevamo bene. Poi scegliosti, quindi... Vabbè, siamo... finito il campionato, non... Lo dico perché Desiree quando è venuta nelle altre... Sì. Poi parlavamo della maschile, secondo te chi è il migliore? Sciarnoschi. Stupido io a fare una domanda. Quindi era perché voleva giocare sempre. Quindi. Sì, anche adesso... L'estate. Secondo me comunque oltre al gruppo è anche la voglia di imparare, quando lui ci spiega anche la cosa più, diciamo, più stupida. Noi comunque l'abbiamo sempre ascoltato, sì, l'abbiamo fatto anche arrabbiare parecchie volte, indubbiamente. Però per dire Federica e Robertina che sono venute quest'anno, stoppavo nel pallone di giustamente la calcio a 11. Cioè poi non so, l'avete visto comunque, si sono trasformate. A proposito di arrabbiare, io l'ho sentito la mattina dopo della sconfitta alla Donina. Ho dovuto chiudere il telefono dopo 2 minuti perché ce l'aveva pure con me. Quindi era arrabbiatissimo. E Federica e Roberta, li abbiamo nominati. Le piccoline, sì, sono venute le prime puntate di Terzo Tempo, sono venute, quindi la classica domanda da calcio a 11 a calcio a 5. Adesso è più bello il calcio a 5 del calcio a 11. Sì. Adesso è visto. Decisamente. Basta vincere. Non è solo questo. Però con il passare del tempo ci siamo appassionate sempre di più. Pure... Se prima non avevamo nemmeno interesse a vedere la partita di calcio a 5, perché magari non ci interessava, adesso è diverso. Ecco, come caratteristiche, come sì, abbastanza, è molto diverso il calcio a 5 dal calcio a 11. Diciamo per le caratteristiche che avete voi due, pensate che è stato giusto fare questo passaggio? Magari il calcio a 5 vi può dare qualche soddisfazione in più o c'avete ancora un po' di nostalgia? Un po' c'è, però penso che il calcio a 5 ci può dare anche ottime opportunità. Ecco, io a te non ti ho mai visto a calcio a 11, però calcio a 5, cioè credo che tu sia una di quelle che abbia caratteristiche per il calcio a 5 più che per il calcio a 11, credo, poi magari mi sbaglio. Sì. Cioè se a calcio a 11 sei più forte che con calcio a 5, allora non vedo l'ora di vedere questo. Adesso non più.
Graziana, tu stai zitta, logicamente. Graziana, per un periodo sei stata assente, cioè due o tre settimane di fila, poi sei tornata più cattiva, tra virgolette, di prima. Hai ricaricato per il finale. Per la fase finale. Quel recupero nell'ultima partita contro l'Episcopia, in scivolata. E poi lo possiamo dire, tanto questa è una puntata così, possiamo dire tutte le aneddoti, tutte le cose. No, perché il giorno dopo ho detto, o la sera stessa, ho detto mi hai fatto morire quando hai fatto quella scivolata. Andò quasi scivolata in una bellezza. Quindi se si giocava sempre al Palermo, se si fosse giocato sempre al Palermo. Ma non uscivo senza il no. Eravamo tutte bruciate. No, l'intervento pulito, guarda, sul pallone. Bene, vediamo quali sono stati tutti i risultati dell'ultima giornata di campionato. Il Borussia ha vinto, non sappiamo quanto ha vinto, con l'Italsalandra, no, scherzi a parte, dovrebbe essere 19-1, 6 gol di Letizia, che ha fatto il portiere tutto l'anno, quindi l'ultima si è scaricata. Un altro poi arrivava il gol di Sharon, che ne ha fatti due, poi pure lei non scherza perché ne ha fatti 5, e poi 3 a testa Federica e Roberta, tanto per... Sono due contate a Matera. Sì, perché Graziana non c'era. Si lavorava. Non c'era, Maria non c'era, Rosa non c'era. Poi la vittoria dei Pesticci sul Futsal Salandra 6-0 a tavolino, poi 6-1 di Lions Potenza sul campo della Real Satriano, 6-2 dell'Episcopia sul Matera Capitale, 7-4 del Matera SRL in casa del Venose, 6-1 della Futsal Lago Negro contro la Real Pomanico. E la classifica finale, Borussia Policoro 57 punti, Episcopia 53, Matera 44, Pesticci e Lions Potenza 42, Venosa 36, Lago Negro, Matera SRL, Real Satriano 27, Futsal Salandra 21, Italsalandra e Real Pomarico 4. Ricordiamo che mancano due... Sì, infatti le salutiamo. Sì, mancano sì. Rosa Maffei questa sera, e sì, Rosa che... Sì. Nonostante l'infortunio non vi ha voluto abbandonare sì, quest'anno, sì. Poi è rimasta nel gruppo, è rimasta con voi e poi può festeggiare anche lei. E Rosanna Sisto, che sì. È ammalata. Rosanna, che è infortunata nella partita contro l'Episcopia. C'è una microfrattura al malleo, però sta bene, ora cammina anche senza stampelle, deve solo stare un po' ferma, diciamo. Sì, a riposo. Rosanna è arrivata a dicembre qui. Sì. E per lei, diciamo, soltanto tra virgolette 6 gol. Non sì. Ha giocato moltissimo, però sì. Vi ha dato quella, sì, diciamo, l'esperienza sì. Che ci serviva, una di esperienza. Sì. Noi con Rosanna abbiamo giocato tanti anni insieme. Quindi quando il mister mi ha detto che la voleva qui, io... ero da una parte contenta perché comunque so lei quanto cuore ci mette pure nel caricarti, diciamo, prima di una partita. Infatti essere capitano suo mi piaceva pure stare, perché lei comunque è più grande di me. Beh, a volte ci sono capitani che non hanno la fascia, ma sì, sono capitani in campo. È vero, sì, 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 sì. E sì, lei ci ha dato comunque una grossa mano, anche a livello, diciamo, non... oltre al campo ci ha dato una grossa mano anche nel gruppo a gestire un gruppo difficile da gestire, no. Un gruppo pazzo, un gruppo pazzo, no. Sicuramente pazzo. Questo è il segreto, a capire, pazzo. La pazzia. Vediamo anche i gol. Cioè, Kias che ha fatto più gol, vabbè, l'abbiamo detto prima, Sharon 32 gol. Banana. Poi. Okay, la poi c'è Roberta, ne ha fatti 28, Federica 24, 23 Desiree. Pamela. 20 gol il capitano, poi 8 gol per Graziana. E 6 abbiamo detto Rosanna Sisto.
4 gol per Ibra Maria, Ibra Maria e 2 gol per Lo San Maffei e un gol anche Morena Persiani, ricordiamo che Morena è stata con voi fino a dicembre. E poi novembre-dicembre, poi per ragioni lavorative ha dovuto abbandonare il gruppo, ma era comunque sempre lì, sempre in tribuna. E un'altra anche Lorena, credo sia venuta un paio di volte, Lorena Natronico. Però pure lei per questioni lavorative ha dovuto abbandonare. E allora, qual è, raccontateci qualcosa di quest'anno, la cosa più curiosa, più strana che vi è successa. La cosa più strana dico io. La cosa più strana è che non c'è stata una trasferta che Desiree ha fatto tardi. L'anno scorso l'avevamo lasciato 2 o 3 volte, qui invece quest'anno era un segno secondo me. Non lo so perché. Ma mica solo quest'anno. Allora, Desiree è un po' la... Allora, sia chiaro, premessa, non è Desiree, cioè, è come le altre, brava ragazza, la più indisciplinata. Grazie. Sì. L'ha detto Sharnowski, quindi... Bello, papà. Sì. È un po' La cosa più strana di quest'anno comunque è questa. Vabbè, anche che non c'è stato un paese dove non ci siamo persi. Tu dici, vabbè, giochi da 2 anni, sai dove è il campo. Quando provavamo il campo, diciamo, raga, tutte scaramanzie, raga, ho subito il campo, non è possibile. Quindi magari il ritardo di Desiree era anche scaramanzie. Sì, cioè, era anche scaramanzie. No, l'anno scorso il ritardo di Desiree per le palle, quindi meglio quest'anno, bella puntuale, la trovavamo già lì, perché comunque il mister la minacciava. Dice, che non ti porto, che non è come l'anno scorso, io ti porto. Allora la trovavi mezz'ora prima, già stava giù a casa all'appuntamento. Altre cose curiose non sono successe. Ma quelle che la telecamera, non quelle che si possono raccontare. Bravo, che non ce ne sono. Nessuna si può raccontare. Meglio così chiudiamo subito la puntata. Sì, infatti. Volevo chiedere una cosa a Letizia, perché poi Letizia, perché prima abbiamo parlato, no? Rosanna che è arrivata a dicembre, si è cercato anche il portiere quest'anno. Anche a me spesso nel resto si conoscevo qualcuno. E fino a un certo punto, fin quando poi Mr. Sharmaski ha detto no, vabbè, adesso Letizia mi va bene. E... Purtroppo avrei preferito il contrario. Io questo, che tu volevi giocare. Sì. Cioè... Quanto ti è pesato? Si è vinto, quindi tutto è più, diciamo, più leggero, no? Sì. Quanto ti è pesato dover stare tra i pali? Mi è pesato molto perché comunque, cioè, vedere loro che giocavano, cioè inevitabilmente magari anche qualche gol preso è stata colpa mia, nel senso che magari istintivamente, non essendo portiere, magari scappavo. Però giustamente da laterale era inevitabile. Mi è pesato perché poi comunque, cioè, ti vedevi lì bloccata, vedere tutta, cioè praticamente sembrava una spettatrice. Cioè, avrei preferito guardare la partita dagli spalti e non da lì, da una parte. Poi alla fine sacrificio è diventato comunque una forma di, cioè, essendo attaccata alla squadra e man mano ad ogni vittoria vedevo che si realizzava comunque questo sogno, dicevo vabbè, lo facevo ancora di più con voglia. Per me è proprio perché comunque, cioè, prendo, tra virgolette, ho preso un impegno e quindi lo volevo portare a termine nel migliore dei modi. Tralasciando, io sono mancata la prima partita, infatti si sacrificò Graziana la prima partita in casa, fuori casa con il Matera Capitale, la prima sconfitta tra virgolette. E poi da lì sono sempre stata io in porta, poi a parte con ad Episcopia, che caso curioso, l'edizione del campo, il prete arriva all'inizio partita, ragazze non vi fate male, nemmeno 5 minuti io avevo le dita rotte, le rote rotte. Allora, io a inizio camminata suggerì Graziano. Comunque bugia che è stata pazienza, ho supportato io tutto l'anno. Pip! No, però due partite sei state due, un paio di partite, no? Tu giù, sì. Ah, sì, io.
sì, solo io un po' di partite. No, no, io suggerì Graziano all'inizio perché l'anno scorso aveva fatto una partita in porta e mi era piaciuta tantissimo. 3 o 4. Sì, infatti. Ah, 3 o 4. No, io una. No, quando si faceva le Tatiana. Sì. E quindi. No, mi piaceva. Poi sono stata io, poi è stata Desiree, no? No, no, Robertina. No. E Sean. Chi ha preso il gol sabato? Sean. Le gambe. Vabbè, Sean non fa i gol, non è che lui deve, non può parare. Se parla, non riesco a stare dietro. Quindi, no, 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 no. Perché Graziano deve essere in porta? Perché doveva spezzare le gambe a qualcuno. No. Sì, Graziana. Ah, vabbè, poi Graziana, tu sei una, insomma, ci ringhia in campo, però non fa male. No, questo no. Si critica con Abbaia, non di bello. Se chi ne parla di chi è Graziana, non riconosco. Posso dire quanti gli altri di ha? No, quest'anno pochi. Ebbene. Spero che io non sia stato curioso. Quest'anno pochi. Tu di Artelli? Io ho uno in banchina. Allora, è l'anno. Sì, sì, una parolaccia tanto, però mi sono sentita e poi guardava me che ero seduto a fianco a lei. Si anzi, no, ci sono alzato. Ma l'aveva detto lei. Sì, lei. Poi tutti sugli spalti. Scusa, ma perché nessuno capiva perché ero. Solo io ho sentito quello che ha detto lei. Vabbè, lei si scalda in panni. Un'altra era Morena, Morena pure mi ricordo. Morena iniziava a fare. si scalda, si buttava a terra. L'anno scorso? Sì, sì, sì. Era pericoloso. Invece Graziano non parla, però. No, no, no. Graziano, prima della partita vado, Graziano, mi raccomando. Zitto. Lo vado io, sì. Non ti preoccupare. Poi come sono in banchina, magari piace qualche cambio, si trova lei in campo. Che grida la banchina, grazie. L'anno prossimo c'è la Serie A. Speriamo. È stato già comunicato qualcosa o non si sa? No, veramente stiamo aspettando che finivano la maschile. Purtroppo. Finita un po' male. Io non volevo nominarli. Vabbè, no, apro e chiudo parentesi. Penso che sta settimana o la prossima comunque ci sederemo. Allora vi posso già annunciare che c'è la volontà di fare la Serie A. Questo almeno, questo è sicuro perché ho parlato con Alvarez la settimana scorsa, quindi la volontà c'è, adesso la società si metterà a tavolino e vedrà il da farsi. Sì. La volontà c'è, i sacrifici ci sono, però si vogliono fare. La Serie A di calcio a 5 femminile, il Borussia Policoro la vuole fare, quindi visto posso che dire. Già dal giorno dopo della partita, poi Policoro è una bella città, sì. Liste, tutti sì. Che dicevano ma tanto la Serie A non la fanno, non la farete mai, invece questo no, perché la società la vuole fare. Poi adesso è finito un po' tutto, anzi ne approfitto per annunciarvi anche che domani ci sarà un'altra puntata di Terzo Tempo con tutti i ragazzi della squadra maschile che purtroppo, come ben sapete, hanno perso 4-3 sabato ad Augusta, una partita comunque lottata fino alla fine, sudata, e purtroppo è andata come è andata, ma ne parleremo domani con tutti i ragazzi anche per drammatizzare un po' la situazione, perché stanno molto male questi. È un praticamente è l'opposto di voi che ancora festeggiate. Sì. Vabbè, vedremo l'anno prossimo se questa Serie A chi ci sarà, chi non ci sarà. Dai, tutte. Spero tutte, cioè nel senso che comunque l'abbiamo vinta. Vabbè, a volte magari anche. Poi è normale, ci vuole per forza il portiere, però. Io ci sono. Ci vuole la rosa, quindi 3-4 innesti buoni ci vogliono, però spero che noi. Vabbè, il gruppo almeno per la prima volta. Con Policoro rimaniamo sì. In nazionale. Tutto. Lei ha un impegno a Parigi. E in nazionale da Libra. Allora, da ognuno di voi. Adesso non è un'intervista, però il momento allora, di questa stagione, visto che adesso è finito tutto, non parlo di partite magari, qualsiasi, il momento più bello, il momento che ricordate meglio di questa stagione, per ognuno di voi, se avete già un'idea o se ci volete pensare, non c'è un momento, cioè la cosa che vi è rimasta più impressa, magari
quasi tutti direte la domenica dell'Episcopia. Sì. Era una settimana, per una settimana non ho dormito, ma ricordo. La sera prima. Ma ricorderò per sempre. La sera prima ci litigavamo. Io la sera prima. Sì, io non mi ricordo, capito? Siamo andati a mangiare una pizza la sera prima di giocare. Che partiamo? Come sei andato? Vabbè, siamo andati a mangiare questa pizza, andò. E io la cavolo mi alzavo, io non fumo da un. Mi sono alzata, fumavo, sì, no, devi stare zitta, cioè ci litigavamo, pure se spostavo la forchetta. No, è troppa tensione, troppa. Cioè, secondo me quella la ricorderemo per sempre. Io la ricorderò per gli allenamenti che ho fatto con Cecio. Che non si muoveva, tipo un robot camminavo. Quindi la ricordo. Cioè, è venuto, sì, ringraziamo. Sì, è venuto anche l'ultima partita, sì, per prepararti, solo che Giuliano gli aveva detto un orario, lui si è presentato con gli occhi di sonno. Tutta la settimana è stato presente. Sì, il sabato prima della partita vostra io sono stato con un Cecio, sì, la notte, quindi. Ma accompagniamo allenamenti a casa, però. Sì. Cambio veramente, ci voleva un. Tra l'altro, io ero, perché purtroppo ho dovuto fare lo speaker, cosa che non avevo mai fatto, e vedevo Cecio che stava dietro la panchina, forse ti diceva anche qualcosa. Sì, ma era il bello che, cioè, mi giravo e lui mi dava consiglio, mi diceva ok, occhio. Era bellissimo a fine partita, sì, faccia. Ciao, non mi so che non hai detto niente. Hai fatto 32 gol, ci vuoi dire qual è secondo te il gol più bello che hai fatto quest'anno? Non lo so. Tu ci dici anche il tuo più bello che hai fatto. Ha parlato, attenzione. La più bella è stata con Venosa. In casa? In casa. Quando abbiamo fatto lo schema con Desi, che cioè non avevamo mai provato questo schema, dal fallo laterale, è stato anche ripreso da Emilio. È vero. Me lo sono anche salvato a casa. Invece a Federica e Roberto chiedo se l'anno prossimo restate qui o se tornate a giocare a calcio 11. qui. Ma è più bello, cioè, al chiuso, non piove, nevica, quelle cose lì. Beh, sicuramente sapete il momento più bello. Questo schiavo. Va bene, io se non avete nulla altro da dire, però il momento più bello lo vado a tutti, lo volevo sentire, dai. Sì. Allora, a me personalmente, non so perché, ci ho messo il 3-1 con Matera, per me è stato il momento più bello. 3-1 in casa. Quando abbiamo giocato a Pavolini mi ho sentito, dopo che ho segnato, ho sentito. Ah, quel gol, quel tiro alla Freddy Guarin. Che... No, perché è stato, cioè, il momento più bello indubbiamente è quando l'arbitro ha fischiato la palla Ercole. Secondo me è stato il momento proprio più bello. Però quello che ho impresso io, cioè il mio gol più, il momento più felice è stato... A Graziano invece? Non lo sai? Non ce l'hai al momento? Sicuramente domenica. L'altra domenica? Quando hai fatto la scivolata per salvare? Sì. Ho salvato, penso, un tiro in porta. Un gol. Federica? Non lo so. Quando sei domenica, domenica. Io ho un ricordo di Federica di 5 anni fa, perché lei veniva, era tifosa personale di Fabio Domenico, sì, che giocava con noi, quindi forse in archivio avremo anche qualche ingresso in campo di Federica. Non lo sapevo questa cosa. Io spero che Eleonora se riesce a provare. No. Roberta, il momento più bello? La partita con Venosa. Sempre la stessa, quando sì, il gol bello sì, vince. Insomma, questa partita è Desiree? Io ne ho due. Uno, la partita con i Lions lì a Potenza, perché giocare da 3 anni in questo campionato era la squadra per me che avevo più timore ad andare lì, perché abbiamo sempre perso e perché è una squadra buona. Perché comunque io all'inizio del campionato pensavo che quest'anno era la volta buona dei Lions di salire in A. E poi ho fatto anche 2 gol là. E poi. Perciò. A Valentina. Grazie, scherzando. Valentina non c'è stato di giro. Non ha senso. Vabbè, lui va là. E poi il secondo gol che ho fatto qui contro l'Episcopia, che mi sono girato. Allora, ho visto
questa è la scena. Lei scivolata su di me. Io non sapevo che fare, se buttarmi addosso a lei o andare al pubblico. 3.000 persone. Le sedie del palermo. Sono tutte colorate. Ok? Ok, non ce la facevamo. Già non ce la facevamo di cuore, secondo me. Per esultare si sta andando. Da che non ne aveva solo due? Sì. Maria? Il momento più bello. Vabbè, a parte l'ammunizione in panchina. Vabbè, il gol forse che ho fatto con il futsal Salandra. Sì. Che non riuscivo a segnare. E alla fine quando ho segnato tutti gli spettatori tutti online. Aspettavamo qui in casa. Dopo 10. 21 febbraio. Il giorno del compleanno di Desi. Ti ho fatto un regalo, scusate. Invece c'era un telefono che schermo. E Letizia? Due momenti. A Potenza, perché c'è stata una serie sì, con Relais, perché in diverse azioni, tra l'altro io anche lì, la settimana prima dell'episcopia, praticamente mi sono rotta due dita, quindi già lì avevo iniziato la scalata verso l'infortunio e feci una serie di parate tra cui scivolata, la presi con il piede, secondo me quando è Potenza se la ricordo una cosa. Sharon ha detto il gol più bello e poi fatto... la partita a Potenza che è stata l'unica partita che in cui ho difeso bene. Ce la ricordiamo tutti. Ti posso dire una cosa, la partita più bella che ha fatto Sharon secondo me sì, è a Potenza. Lei non ha segnato lì, ma tornava su ogni, difendeva ogni pallone, era suo. Se tu dicevi di marchiamo l'uomo, no, è tornato tutto suo. Non ha segnato. Io posso dire la verità, oggi ci facciamo cose sempre dietro. Controllo antidoping non l'hanno fatto. No, male. Allora noi chiudiamo con l'ultima allora l'ultima domanda, adesso tutti bravi a dire sì, no, io ci credevo, cioè, però adesso dovete essere sincere tutte. Chi ha creduto dalla prima giornata che quest'anno si poteva vincere? Nessuno. Ah, io pensavo il contrario, tutti sì. Vabbè, perché io non ho giocato molto. Cioè, stavo quasi sempre in banchina, però vabbè, alla fine da fuori vedevo che comunque loro, cioè io credevo in loro alla fine, sapevo che magari saremmo potuti arrivare a, non dico proprio a, magari sì, a vincere sì, però era sicuramente sì. Quindi ha ragione Shannaschi che è l'unico che ci crede. Mi ricorderò per sempre un momento quest'anno. Siccome non avevamo campo ancora, era all'inizio a settembre, facevamo allenamento qui all'Alusi Cappetti che erano aperti all'epoca, ci litigavamo anche con i ragazzini per fare allenamento o facevamo le partite e eravamo sempre 4-5 all'inizio perché chi lavorava, chi non poteva venire. Allora io guardai lei e dissi ti immagini, noi abbiamo iniziato qua e vinciamo il campionato quest'anno, gli dissi. Però capì, lo immaginavo, però non ci credevo. Invece poi è diventato realtà. Poi io mi ricorderò per sempre questa frase bellissima di Maggio, ho iniziato dal campetto a litigarci con i bambini che mi ha giocato per fare allenamento, per fare la preparazione e alla fine vinciamo il campionato e alla fine è stata così ed è stata una soddisfazione. Bene, brave tutte, vi ringrazio per essere venuti non solo stasera ma un sacco di volte. Sono state già Maria, Letizia da altre trasmissioni, Sharon, no, questa non è vera. Ah, sì. Giusy, Desireo e voi ci siete. Tranne Graziana che non vuole mai venire, questa sera l'abbiamo presa di capelli e l'abbiamo fatto. C'è tanta gente da ringraziare per questa vittoria del campionato, perché non solo chi va in campo, chi gioca meno, chi fa solo gruppo, magari chi lo spogliatoio è importante, io ho giocato so quanto è importante uno spogliatoio per vincere, è importante anche la società, quindi sì. Dobbiamo ringraziare, io l'ho detto in radio il giorno dopo dell'episcopia, Tonino Pascale, perché lui ha avuto una bellissima intuizione, lui ha detto marketing della squadra maschile, quando ha visto che comunque, perché quasi tutta la società, la squadra maschile è un campionato molto molto impegnativo, quindi erano tutti dietro
la squadra maschile, quando lui ha visto che c'erano tanti dirigenti che seguivano gli uomini, allora ha pensato bene, vedendo che voi stavate facendo un buon campionato, di avvicinarvi a voi e di darvi una mano, perché all'inizio, parliamoci chiaro, voi non avevate neanche l'acqua, e ogni volta una trasferta era una battaglia. Quindi lui ha avuto una bellissima intuizione, e non dico che avete vinto per merito suo, però per vincere alle spalle ci deve essere una società forte. Altrimenti... E lui è uno di quelli che ha creduto in noi dal primo momento che è arrivato. Dal primo giorno ha detto: ragazzi, io vi porterò in A. E così è stato. Allora, l'ultima partita, lui continuava a gonfiare i palloncini. Per favore, poi c'è Antonio, per favore, hai fatto la torta. Ho comprato la torta, 10 cagati. Ma quando ha messo la foto della torta prima della partita mi sono arrabbiato. Allora non gli ho detto niente perché poi si arrabbia pure. Ci siamo arrabbiati. Però capì, lui era proprio, ci guardava e diceva: ma perché avete paura? A me una sera qui c'era l'allenamento dei ragazzi e mi disse: io adesso vado dalla femminile e le porto in Serie A e poi vediamo che succede. Sì. Magari lascio tutto, però devo andare in Serie A. Il dottorino deve restare qui. Ci sono anche altre persone da ringraziare, ricordiamo Rocco e Antonio Cosentino, perché hanno sempre fatto parte del gruppo dall'inizio dell'anno, hanno dato una grossa mano, hanno aiutato Giuliano negli allenamenti. E ci sono da ringraziare anche i vostri genitori, chi è stato così sempre presente, vedo sempre il papà di Federico. Non sono trasferito. Fa tanto vedere comunque qualcuno anche in trasferta, capito? Vai a giocare comunque nelle trasferte pure più lontane, vedi comunque c'è qualcuno durante gli allenamenti, la mamma di Rosa, insomma c'è tanta gente che è sempre venuta, che è stata sempre vicino a voi e che ha sicuramente dato una mano per la vittoria. Ringraziamo anche Alvarez e Porzio perché ci ha prestato l'ufficio a settembre a me e a lei. E poi Alvarez per l'invento. Vabbè, innanzitutto perché tutto è cominciato da loro. Sì, sicuramente. 3 anni fa insieme c'era. Ma voi, quest'anno sono stati in bimbo. Diciamo con quelle veterane c'era Tatiana Fracasso, cioè tutte quelle che hanno voluto che iniziasse questa avventura. Sì. E quindi poi anche quest'anno Alvarez e Porzio hanno fatto sì che vi siete iscritti al campionato. L'ultimo gioco, io non capisco che... No, il secondo anno per fare di nuovo l'iscrizione. Ogni giorno chiamavamo Vincenzo. Non mi rispondeva sempre, però. No, mai. Lui non rispondeva. Beh, almeno so che non risponde soltanto a me. E poi ringraziamo anche a te. Infatti, perché ci danno spazio per le... sempre, ogni settimana. Comunque, anche se non ce l'avamo noi in trasmissione, comunque ci nominavi... Ci hai nominato in radio, quindi ti ringraziamo anche a te che ci sei stato. Anche perché ci hai aspetta, perché ci ha accompagnato una volta a Mondalbano. Ci ha accompagnato a Mondalbano anche a fare fisioterapia. Queste cose, insomma. Perché ci davi. Vabbè, però si deve dire. Sono soprattutto il vostro tifoso, poi c'è il mio. Mi ricordo, mi ha chiamato Maria dell'Episcopia e a me invece mi ha chiamato. Allora mi sono preoccupato perché quando ho sentito la mattina dell'Episcopia, queste stanno. No, mi sono preoccupato prima la settimana perché avevo parlato con Graziana e mi diceva: c'è un'ansia incredibile. Io ero convinto che con l'ansia vi poteva fregare. Invece non anziamo, avevo parlato anche con Giuliano, fammi stare calmo perché sennò queste poi perderanno per colpa dell'anno. Ma erano le 3 qua, sono le 2:30, eravamo qua. La mattina quando ho sentito te, ho detto porca miseria. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo raccontato una bella stagione, abbiamo raccontato una bella favola, grazie ancora per essere venute qua questa sera. Grazie a te. E noi adesso vi potete rivedere anche la puntata online, che da adesso in poi è su News, ve la andate a vedere. Ricordiamo che domani ci sarà anche la puntata con i ragazzi, dove si festeggerà un po' meno, però anche lì è una bella stagione, quindi... andiamo anche lì a celebrare una bella stagione, quella dei ragazzi di Angelo Bommino, della maschile. Grazie ancora a tutti voi, buona serata a tutti e domani un'altra puntata di Terzo Tempo. Bim!